Francesco Mottola, la Spike torna in campo dopo qualche giorno di riposo meritato, perché su 10 gare ne avete vinte 10. Sì, è stato un bel tragitto finora, ci abbiamo messo tanto impegno, stiamo continuando a lavorare anche in questi giorni durante le vacanze di Natale, non ci fermiamo, per prepararci alla prossima partita in casa contro Casoria, nell'attesa di vincere un altro match. Ecco, tu sei uno dei riconfermati, sono 3 anni ormai che sei qui a Campobasso. Per quanto riguarda quest'anno, devo dire che la cosa che è emersa fin da subito è il feeling che è nato tra di voi dai primi giorni in cui siete stati insieme e che poi è venuto fuori partita dopo partita. Sì, quest'anno è stato creato un gruppo molto giovane, molto affiatato, del quale sono contento di far parte. E fin dal primo giorno di allenamento in palestra, diciamo, abbiamo creato questo bel gruppo che sta portando i suoi risultati e di questo sono veramente molto contento, perché è anche un piacere poi andare in campo e dare il massimo. 10 giornate di campionato che avete giocato, si può tracciare un bilancio che è sicuramente positivo. Qual è la squadra che ti ha sorpreso? Allora, squadra che mi ha sorpreso, direi Genzano. L'ultima abbiamo giocato in casa, mi ha sorpreso il loro atteggiamento nei nostri confronti. Ci aspettavamo una partita molto dura, però abbiamo saputo dare il meglio, era comunque uno scontro diretto. E ci aspettavamo una grande squadra, ma comunque ci hanno saputo tenere testa alla grande, ma fortunatamente abbiamo avuto la meglio. Il vostro obiettivo è anche la Coppa Italia, perché si pensa anche a quello, mancano sempre 2 gare al giro di boa. Sì, allora la Coppa Italia è un grande obiettivo, noi ce lo siamo prefissato fin da subito, ora ci sono tutte le carte in regola per raggiungere questo traguardo e dobbiamo fare i conti a breve con questo grande ostacolo, però speriamo per il meglio. Un'ultima considerazione, il pubblico che è sempre presente, lo ricordo soprattutto nella gara contro Genzano. Sì, il pubblico ci dà sempre una grande mano e contro Genzano si è dimostrato un grande pubblico pronto a sostenerci. Di certo ci sono partite e partite, ovviamente quella contro Genzano è una grande partita da disputare e la città di Campobasso ha risposto presente.